Parte questa settimana, il 4 marzo, dal Savona il nuovo tour degli Ovo, una delle più interessanti e particolari rock band italiane. Il disco che hanno in presentazione ancora Abisso, che usciva sul finire del 2013. Per parlare di questo tour abbiamo con noi Stefania Pedretti. Buon pomeriggio Stefania, benvenuta a Radio Gold. Buon pomeriggio a tutti. Dicevo, un tour che riprende, in realtà il tour di Abisso, come dicevamo, vi ha visti in giro per l'Europa, non solo l'Italia, l'Europa e il mondo nel 2014. Riprendete questo tour. Innanzitutto, cosa troviamo di nuovo e di diverso in confronto al tour immediatamente successivo all'uscita del disco? Ma allora, di diverso, forse i pezzi sempre più fini, perché dopo ormai tantissime date che lo portiamo in giro, come hai detto tu, sia in Italia che vari tour in Europa, e i pezzi sono sempre più affinati e più diventati parte del nostro corpo. C'è anche due pezzi che all'interno di Abisso non c'erano, ma che sono stati registrati all'interno dello stesso set, però non erano stati messi nell'album, erano stati tenuti esterni, diciamo. E poi sono usciti successivamente per l'etichetta Scava Corpoc, per un'edizione speciale fatta in vinile, da una parte incisa e dall'altra parte serigrafato. Quindi rispetto a, diciamo, prime date di Abisso, la prima parte del tour di Abisso, quindi sono questi ulteriori due pezzi. Cioè, questa è un po' la differenza. Tu sei la voce degli Ovo, ma in realtà gli Ovo non hanno testi veri e propri. Raccontaci come nascono le tue composizioni, le tue linee melodiche su cui lavorano gli Ovo. Sono la cantante, meglio voce infatti, e chitarra. Gli Ovo siamo in due, voce, chitarra e batteria. La voce praticamente è quasi concepita come la chitarra, cioè come per... Normalmente la voce non viene vista come uno strumento musicale, è sempre vista appunto come qualcosa che, cioè, è la parte del testo. Invece io utilizzo la voce proprio come normalmente si usa per gli strumenti, quindi nasce nella creazione proprio come per la chitarra, creando il suono che trovo più affine alla dinamica del pezzo, diciamo. Per la voce c'è la stessa cosa, nella creazione del pezzo sento che tipo di suoni, che sono più giusti, suono, anche se in realtà io poi dico lettere, diciamo, ovviamente, però che sono sempre poi riprodotte uguali, quindi alla fine ho creato una mia forma di metalinguaggio, quindi ormai posso dire che è un linguaggio mio personale, però nasce proprio come un concetto più sonoro, che poi ricorda sempre la voce. Infatti la gente all'estero pensa che io canto in italiano, che a volte può sembrare assurdo in Italia, però spesso la gente all'estero non ha idea di come sia veramente l'italiano, quindi a volte pensano anche che io canto in italiano. Sono abbastanza ridere questa cosa. Sicuramente in questo modo avete bypassato il problema se cantare in italiano o in inglese, non c'è più bisogno di scegliere una lingua. Esatto, e oltretutto è quindi affine o lontana a tutti quanti, in quanto infatti come tu citavo all'estero, penso che magari canto nella mia lingua natia, proprio perché a volte la gente fa così, canta nella propria, quando non è in inglese, perché uno canta nella propria lingua di origine, e invece con il fatto di usare la mia lingua risulta, a volte può sembrare, a volte ognuno trova sempre una somiglianza a qualcosa, quindi c'è chi dice ah, ma sembra, magari a volte pensano che metto delle parole invece in inglese, perché magari suonano più inglesi, a volte possono sembrare tedesche, a volte gente pensa che io canto in qualche lingua strana, qualche nativo o di qualche parte del mondo, quindi è bello perché ognuno si crea poi il suo immaginario, e mi piace anche questa parte, anche se a volte può essere più strana per chi fa mette recensioni, deve trattare la cosa in maniera più razionale, diciamo, però per chi ascolta a volte può essere più interessante, perché va in altri punti, diciamo, non coglie la parte cerebrale, ma magari più nella parte inconscia. Anche dal punto di vista musicale, gli Ovo sono una band molto particolare. Molti vi inseriscono nella categoria del metal, altri dell'elettronica. Probabilmente non siete né uno né l'altro, siete una band che lavora molto sulla contaminazione dei generi, è così? Perfetto, hai detto delle parole proprio perfette. Direi che è proprio così, che a volte il termine metal in realtà forse siamo più noi a volerlo inserire per dare un input in qualcosa che in realtà magari chi è praticamente metallaro neanche si storce il naso in realtà. Già dell'elettronica è oggettiva, l'elettronica fa parte in realtà quasi dei suoni, quindi se inserisci nell'elettronica entra più nell'immaginario di elettronica. Però sì, la parola giusta, come hai detto tu, è contaminazione. Nasce dal fatto che Bruno ascoltiamo tantissima musica diversa, e quindi alla fine nel nostro modo, quando creiamo i pezzi degli Ovo,
noi prendiamo spunti da dei generi, solo che poi quando li mettiamo sotto la dinamica ovo, diciamo, si trasformano in qualcosa di differente. Infatti a volte dico che sono dei cocktail, perché in realtà sono a volte generi insieme che noi shakeriamo e poi diventano alla nostra maniera, perché poi essendo in due, quindi già tante cose, i generi a volte sono composti da con delle dinamiche di gruppo un po' più prestabilissime, già noi solo in due, cioè certe cose poi le cambi, cioè solo per questo. Voi siete una band che suona tantissimo, soprattutto all'estero, una delle poche band italiane a avere la fortuna di girare davvero il mondo suonando la vostra musica. Qual è la differenza che trovate oggi in giro per il mondo, soprattutto come è messa oggi l'Italia per quanto riguarda la musica live in confronto al resto d'Europa e del mondo? Questo è bello, perché è una delle domande più richieste, più le persone si pongono di più proprio come è fatto adesso. Se noi siamo forse, non siamo tra le poche, perché fortunatamente sono sempre più gruppi che vanno all'estero, essendo più facile anche adesso contattare direttamente i locali grazie sotto Facebook, dove poi a volte scrivere messaggi diretto al locale, però diciamo che siamo quelli che soprattutto l'hanno iniziato a fare quando invece era molto difficile e l'abbiamo portato avanti nell'arco di ormai 15 anni, siamo quasi con gli ovo, quindi da tantissimo. E in più, oltre che avere solo l'Europa, abbiamo girato sia negli Stati Uniti, e anche siamo stati anche in Messico, Israele, adesso andiamo anche per la prima volta in Canada in maniera più ufficiale. E diciamo che sulla parte Italia-Estero, non lo so, sono un po' dubbioso su questi giorni che mi sta capitando che mi pongono questo quesito. In realtà io sono molto positiva, però forse perché voglio essere io positiva, sull'Italia, in quanto trovo che c'è sempre richiesta e desiderio sia di suonare, perché i gruppi sono tantissimi, anche tantissimi ottimi, quindi c'è sempre gente che richiede, se ci sono i locali, che è vero che stanno molto chiudendo rispetto al passato, anche Torino cambiano spessissimo i locali, anche alcuni che erano bellissimi poi suonano, non ci sono più, cambia la gestione di un posto, quindi diventa più complesso. Quindi per certe cose in Italia è più difficile che in Europa, perché ci sono magari più meno posticini, quelli piccolini o autogestiti, però ogni volta c'è sempre qualcuno che crea un posto nuovo e quindi dà la possibilità a sempre persone di suonare, come vedete adesso via Torino, queste lavanderie a Ramona, che è un posto nuovo e che subito è diventato un po', penso, un po' il cuore della nuova realtà torinese. E il tour degli ovo, per presentare il loro ultimo lavoro, Abisso, riparte questa settimana, mercoledì Savona, giovedì alle lavanderie Ramone di Torino. Grazie a Stefania Pedretti che ci ha presentato la band e il tour. Buon lavoro, buon tour. Grazie, e spero che il doppio di qualcuno venga a godersi il nostro concerto, perché dal vivo siamo abbastanza un'esperienza, direi la parola giusta. Non solo un semplice concerto, quindi quello degli ovo, ma davvero un'esperienza. Eh sì, cioè è un'esperienza di vita, nel senso che chi non ci ha mai visto e che soprattutto magari non ha mai potuto approcciarsi a certi gruppi un po' particolari e però molto fisici, perché i dischi sono bellissimi, scusate questo termine un po' così, però dal vivo è proprio un'esperienza, perché è proprio anche fisica, è sensoriale, oltre che uditiva. Quando è? Per cui agisco subito. C'è un problema immediato.